Benvenuta in questa lezione con le toning balls per stimolare i muscoli di schiena, braccia e spalle. Cominciamo con la respirazione toracica laterale posteriore per attivare il centro e connetterti con tutto il tuo corpo. Inspira dal naso profondamente, senti la schiena che si alleggerisce. I piedi che si radicano a terra allargando leggermente le dita dei piedi. E quando espiri dalla bocca, attiva dolcemente il tuo addome. Senti il peso delle toning ball tra le tue mani. E divarica i tuoi piedi, cominciando a ruotare le braccia alternandole una dopo l'altra. Le porti avanti verso l'alto e le ruoti dietro di te, seguendo il movimento con il busto e il bacino, portando così un peso da un piede all'altro. Inspiri in una direzione e espiri in direzione opposta. Inspiri, allunghi la schiena e espiri, mantieni l'allungamento. Inspira e espira. Inspira e stop. Riporta i piedi paralleli sotto il tuo bacino alla distanza di un pugno o poco più, braccia all'altezza delle spalle e espirando le abbassi ed inspirando le porti sopra la testa, fuori l'aria per abbassarle. Non tenere mai le mani più strette delle tue spalle, ma sempre poco più larghe in modo da mantenere una buonissima postura e da non forzare i muscoli. Incrementando così quelle che ti fanno venire la gobba. Espira, solleva i pesetti verso l'alto. Inspira, abbassa. Ed ora apri le braccia all'altezza delle spalle. Piega le ginocchia evitando di fare le X. Le ginocchia sono allineate alle dita dei piedi. E arrotondando il bacino e la schiena, immagina di abbracciare un albero. Inspirando, apri le braccia all'altezza delle spalle e fai una bella estensione, mostrando il cuore al soffitto. Espira, abbraccia un albero oppure una palla gigante. Inspira, dal basso senti la spinta che ti fa crescere e aprire verso il cielo. Espira, arrotondati dal bacino. Inspira, allungati verso l'alto, apriti al cielo. Espira, bacino arrotondato, sguardo che cerca l'ombelico. Inspira, apriti. Espira, braccia attorno a un albero immaginario. Inspira, estensione. Espira, arrotondati. Ed ora fai scivolare le mani vicino al tuo corpo, spingi le braccia dietro di te e allargale, srotolando la schiena. Porta le braccia oltre la testa e riaprile all'altezza delle spalle per ricominciare. Ti arrotondi. Fai scivolare le mani vicino al corpo, spingi le braccia dietro di te, aprile, sali verso l'alto dandoti la spinta e srotolando la schiena e stabilizza le scapole. Ancora, espira, ti arrotondi, braccia dietro. Inspira, apri le braccia, cresci verso l'alto. Apri le braccia. Espira, arrotondati e spingi le braccia indietro. Inspira, aprile e ruotale sopra la testa. Espira, arrotonda. Spingi dietro di te, allontana più che puoi le palline. E arriva. Espira di nuovo, arrotonda, spingi dietro di te, allarga, rendi sempre più fluido questo movimento. E voilà, da qui, inspirando braccia oltre la testa, scendi in un roll down e appoggia i pesetti a terra, abbandonando completamente il corpo per lasciarlo rilassare qualche istante e concentrarti solo sull'ascolto del respiro e dell'attivazione del tuo centro. Senti che le gambe si allungano,
E di nuovo raccogli i pesetti, piega le ginocchia, arrotonda il bacino e srotolati dal basso verso l'alto. Ora porta le braccia all'altezza delle spalle e i palmi si guardano. Fai uno squat mantenendo le braccia parallele al pavimento e inspirando ritorna alla posizione di partenza. Connetti il centro, allunga la schiena piegando le ginocchia. Inspirando torna su. Ogni volta che fai lo squat immagina di avere una palla gonfia tra le tue cosce che ti fa mantenere la distanza tra le tue gambe costante. Espira, piega. Inspira, spingi il materassino via da te. Espira, avvicina i glutei a terra. Inspira, torna e rilassa le braccia. Ed ora qualche cerchio per rilassarti con le spalle. Ritorna nella stessa posizione in squat. Da qui, quando butti fuori l'aria, pieghi i gomiti e avvicini le mani al centro del petto e inspirando allarghi. Connetti il centro, espira e chiudi le braccia. Inspira, apri. Espira, chiudi. Cerca di mantenere sempre i gomiti alla stessa altezza, come se fossero appoggiati a una parete dietro di te e tu dovessi muovere solo l'avambraccio. Espira, inspira. La tua schiena è uno scivolo per una biglia che dalla nuca scorre lungo la colonna vertebrale fino ad arrivare al coccige. Ed ora staccando i talloni da terra, vai a metterti in ginocchio. Apri le braccia all'altezza delle spalle, inizia a fare spine twist, ricordandoti di mantenere i palmi verso l'alto e le due difficoltà maggiori dello spine twist. La prima è quella di lasciare sempre le braccia allineate alle tue spalle, di non muoverle indipendentemente dalla cassa toracica. La seconda difficoltà, che è quella maggiore, è quella di mantenere il bacino frontale, di non muoverlo insieme alla cassa toracica, in modo tale da far lavorare meglio i tuoi obliqui. Inizia a fare sempre spine twist, ma con un piccolo rimbalzo ogni volta che espiri e inspirando centro. Espira, rimbalza, rimbalza, inspira, torna. Espira, rimbalza, rimbalza e torna. E rilassati qualche istante nella posizione del bambino.